Be Healthy è un progetto europeo della programmazione Gioventù in Azione, proposto dalla Rete Piemontese di Psicologia dell'Adolescenza, a cui partecipano 11 partner di 6 paesi. I partner appartengono a mondi diversi, l'associazionismo sportivo, le città, le fondazioni giovanili e di studio sulle realtà di carattere giovanile. Welcome to Torino, welcome to Scuola Holden, and this used to be a cannon factory, but now it's turning to a theater. L'obiettivo di questo lavoro è proprio di far vivere un primo incontro tra i ragazzi e entrare in un rapporto di fiducia l'uno con l'altro e poi portarli a riflettere sulla relazione tra il corpo, le emozioni e la mente. È un'occasione per stare insieme, per parlare con tanti ragazzi come me e anche non pensare a tutto il resto. Mi è piaciuto molto ideare la storia, poi fortunatamente nel mio gruppo c'erano i ragazzi stranieri, cioè è stato un modo in più per mettersi in gioco. It's funny because when you are on stage, at certain moments you can be able to relax and see other people relaxed as well, make you even more a part of a group. That is something new that I experienced. Io lavoro con i bambini, quindi molte di queste attività possono essere spesso rivolte anche ai bambini per fargli apprendere anche punti di vista o comunque esperienze nuove. Abbiamo sperimentato i 4 elementi, no? L'acqua, l'aria, la terra e il fuoco. Dopodiché hanno potuto, ci sono formati quasi naturalmente dei gruppi di lavoro che si sono aggregati sulla base dell'elemento nei quali si sono sentiti più a proprio agio. Ecco. Siamo il gruppo dell'acqua, aria, fuoco. E la cosa che mi è piaciuta di più è stato riuscire a condividere momenti di spontaneità pazzesca con persone che ancora non conosco e secondo me nessuno mi giudicherà, perché secondo me tutti sono nella mia stessa situazione. Ah, Movida Fitness è un'attività pre-coreografata. Andiamo a utilizzare canzoni dalla dance alla commerciale alla musica latina e spero di portare anche la gioia nel loro cuore. Sono scatenata, mi sono divertita un sacco, anche se faceva caldissimo e ognuno rideva magari dell'altro per un passo sbagliato o perché ha la faccia rossa fa un azzo. La sfida è stata salire 605 gradini con i nostri ragazzi, con i nostri operatori. Fare attività fisica ha un grosso valore protettivo. Non fare attività fisica è invece un fattore di rischio. Espone i nostri giovani, espone anche noi, al rischio di poi diventare più vulnerabili rispetto ai problemi di salute e di benessere psicologico. Si può giocare a beach volley sotto la pioggia, si può giocare a beach volley con il sole, con la neve, si può giocare sempre a beach volley perché è uno sport all'aperto e quindi va bene giocare all'aperto. È stata un'occasione per staccare un po' da routine precedente. Yeah! Ho sempre fatto sport di squadra, quindi anche solo una semplice caduta controllata è una cosa mai per una sensazione mai provata. Prima. Fare attività sportiva è sicuramente utile anche in termini di prevenzione, in termini di futuro. L'aikido è un'arte marziale giapponese che secondo me ben rappresenta il senso dei contenuti di questo progetto, no? Be Healthy, relazione tra corpo, mente e salute. Stamattina abbiamo fatto la lezione di nuoto e le acquaticità, diciamo, abbiamo giocato un po' a pallanuoto, è stato divertente. Avevamo una piscina bellissima tutta per noi. L'Unione Sportiva ACLI di Torino è partner di questo progetto perché volevamo dare un contributo su questo tema molto importante che è il mente, corpo e salute nell'età dell'adolescenza. Abbiamo messo in campo naturalmente le nostre competenze sportive e questa settimana abbiamo fatto sperimentare ai ragazzi più discipline fisiche e motorie con il tema della terra, dell'acqua,
per poter far provare loro nuove sensazioni, nuove emozioni, che poi sono state un'interessante materia di discussione, di lavoro di gruppo quando si sono trovati insieme. Torino 2015 non è un evento, ma è un progetto di cultura sportiva. Il primo obiettivo è quello di far capire alle persone che lo sport deve passare da una fase straordinaria della propria vita a una fase di ordinaria attività. Perché crediamo, dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista sostanziale, che lo sport e i progetti di cultura sportiva siano un grandissimo valore per i cittadini. Secondo me lo sport è la cosa più importante. L'educazione, il rispetto di tutti quanti, il rispetto di chi è più forte, di chi è più debole, di chi ha più autorità, di chi ne ha di meno. Quindi penso che lo sport aiuti a crescere. Mind with the body connection, it cannot be put as two different entities, but I think it's one common thing that makes us who we are, and that we have to not care only for one aspect of it, but to nourish both. So maybe to improve or work on it. Ridere, sorridere, stare con gente allegra, e odio la negatività. Mi porterò l'esperienza di aver fatto di improvvisato teatro, cosa che non avevo mai fatto, e mi sono messa alla prova. Fidarsi del compagno anche quando non vedevamo quello che andavamo incontro, e fare nuove esperienze, tipo la creatività, l'inventività di fare delle sculture. E poi, come ultima cosa, oggi abbiamo concluso con un gioco di gruppo in cui siamo riusciti a costruire una statua, una struttura con i nostri corpi, unendo le forze. I partner europei che lavorano al progetto di Be Healthy credono fortemente che la salute non sia solo una questione della sanità, ma sia prima di tutto una responsabilità della collettività e dell'individuo. Dunque è importante che i giovani sappiano che esercitare l'attività fisica in modo regolare, vigoroso, per 3 ore alla settimana permette loro di mantenere mente e corpo in salute.